il Movimento 5 Stelle ad Augusta in Piazza Duomo, onorevole, qual è il rumore della gente che voi state proprio vedendo da vicino? Siete forse gli unici che andate in mezzo alla gente tra le piazze d'Italia. In questo momento siamo qui in provincia di Siracusa, una città che ha molti problemi, soprattutto quello delle ondate migratorie. Anche questo è un argomento che voi in qualche modo avete attenzionato o no? Allora, sì, Vinciamo Noi Tour approda anche ad Augusta, già è da qualche settimana che noi stiamo conducendo questo tour per portare i temi del Movimento 5 Stelle che riguardano l'Europa, ma anche la regione e ciò che stiamo facendo in Parlamento, diciamo in diverse piazze in Sicilia. Siamo stati nell'Agrigentino fino a ieri, oggi siamo stati ad Agrigento, adesso siamo qui ad Augusta, anche per affrontare quindi i problemi, per portare in Europa i problemi che riguardano Augusta, come quello ad esempio dell'immigrazione. È un problema europeo, grande problema europeo, lo diceva anche il Papa, no? Sì. Tra l'altro già noi del Movimento 5 Stelle abbiamo affrontato questa tematica, perché si tratta di un fenomeno. No, non piace parlare di un'emergenza quando comunque stiamo parlando di un fenomeno che riguarda le coste siciliane, perché l'Italia rappresenta la porta, diciamo, dell'Europa, per cui la maggior parte degli immigrati giungono da noi e anche in particolare da Augusta. Già tempo fa noi abbiamo presentato una mozione che impegnava il governo su vari fronti per affrontare in maniera strutturale questa problematica, quindi da una accoglienza e magari un soggiorno temporaneo ma più dignitoso nei confronti degli immigrati, e nello stesso tempo una burocrazia più snella. E quindi diciamo quelle procedure che servono per accertare eventualmente il diritto d'asilo, fino diciamo ad intervenire direttamente nei paesi diciamo di partenza e anche in Europa. Evitare per esempio che partano questi flussi? Sì, bisogna, naturalmente questo problema non si risolve attraverso un'unica soluzione, bisogna, come dicevo, agire su più fronti. Quale potrebbe essere adesso in conclusione la soluzione concreta per voi? Allora, considerata comunque l'ondata, diciamo, non indifferente di immigrati che è appena arrivata con anche problemi dal punto di vista sanitario, è chiaro che innanzitutto bisogna mettere in sicurezza i cittadini e queste persone che arrivano, quindi prima di tutto risolvere il problema a livello sanitario, a livello igienico, quindi isolare quei casi che sono stati accertati di patologie, dopodiché bisogna snellire, come dicevo, le pratiche per l'eventuale status diciamo per ottenere l'asilo, perché dobbiamo comunque dire che la mozione di cui parlavo prima, quindi questo impegno, aveva anche la finalità di far sì che i servizi di prima accoglienza o per l'integrazione abbiano comunque una gestione molto più trasparente, quindi siano effettivamente un servizio e che quindi non consenta di fare affari ad alcuni, perché purtroppo questo problema da alcuni viene anche diciamo mantenuto e non risolto, perché consente di fare affari attraverso gli appalti che poi diciamo offrono servizi e beni ai centri di accoglienza. Quindi questa è una delle cose ad esempio sul lungo periodo che bisogna risolvere. Benissimo, grazie. Come spesso si fanno affari in occasione delle tragedie, no? Dei cataclismi, troppo sì. Grazie.